è sempre stato vicino e mi ha protetto, sempre. Un grande amico. È una persona umile e in mezzo a noi. È raffigurato con il giglio e il libro in mano. È il santo dei miracoli, uno dei più amati al mondo. Io sono molto devota a Sant'Antonio perché ho avuto una grazia immensa e di mio figlio. Mi ha chiesto una grazia a Sant'Antonio? Sì, e sono stata accontentata. Siamo devoti al santo perché è un modello di vita cristiana e poi crediamo che possa fare tante grazie perché i santi sono nostri amici. Nato a Lisbona nel 1195, figlio di una nobile famiglia che lo battezza con il nome di Fernando, frate Antonio, fine teologo e predicatore francescano, è conosciuto da tutti come il Santo di Padova. Ed è in questa città che muore all'età di 36 anni. 11 mesi dopo è già canonizzato. Qui a Padova, nella Basilica di Sant'Antonio, sono custodite le sue reliquie. Sì, qui siamo nella Cappella del Tesoro, Cappella delle Reliquie, custodisce in particolare la lingua incorrotta del santo. Questo è uno dei primi miracoli che si possono vedere ancora oggi, che dice, ecco, della capacità di Antonio di predicare sempre in modo efficace. Poi c'è l'apparato vocale, abbiamo anche il mento del santo e qui alla mia destra c'è anche la sua tonaca. Perché Sant'Antonio è una figura così attuale e venerata? Perché, è una cosa evidente, faceva miracoli, li ha fatti in vita e li fa anche oggi dal cielo. La devozione a Sant'Antonio è planetaria. Qui in Basilica noi contiamo dai 3 milioni ai 4 milioni di pellegrini, poi è difficile anche contarli, ma vengono da tutte le parti del mondo, anche nei paesi dove non ti aspetti, come i paesi islamici o i paesi induisti. La mano sulla tomba di Sant'Antonio è il gesto più comune che i fedeli compiono nella Basilica di Padova, ma nei secoli restano vive diverse tradizioni. La festa del 13 giugno in onore di Sant'Antonio è molto popolare. Certamente, noi frati qui assistiamo sempre a questa meraviglia di migliaia e migliaia di pellegrini che vengono in Basilica fin dalle prime ore del mattino. Il culmine della giornata è al pomeriggio, la messa solenne e la processione che dura circa 2 ore per le vie della città, proprio perché è la città che è amica di Sant'Antonio. Il transito invece ricorda questo passaggio, transito di Sant'Antonio dalla vita alla vita piena della gloria, cioè la sua morte. La processione con le reliquie è esattamente sia il 13 giugno che in occasione della festa della lingua e vengono portate le reliquie principali, più insigni, in particolare quella del mento. Oggi la lingua preferiamo lasciarla tranquilla.